Lei dice sarà costretta a tornare indietro. Ne è sicuro? Può essere che tutto questo investimento politico, tutto questo consenso possa essere speso anche per degli sviluppi drastici, la rottura con l'Europa, la fuoriuscita dall'euro, lo scontro con lo spread e con i mercati? Già ha detto, dice, beh, si capisce quando sale lo spread perché siamo arrivati noi e noi non piacciamo a certi ambienti. Può essere che lo scontro sia anche più duro e più pericoloso di quello che lei ora ha paventato? No, io penso che lui stia cercando di alzare il tono dello scontro per far saltare il governo e andare alle elezioni. Credo che questo sia una cosa molto politica, perché è evidente che tutto questo oggi non regge. Ma la questione chiave è il fatto che Salvini ha già avuto dall'Europa la flessibilità. Questo lo voglio dire con grande nettezza, ma stando ai fatti. Salvini attacca l'Europa di austerità. L'austerità oggi non è la linea con la quale l'Europa ha gestito la legge di finanziaria, la legge di bilancio che Salvini e il governo Conte hanno fatto. L'austerità è stata quella degli anni precedenti, negli anni soprattutto della fase dura della crisi. Salvini ha avuto dall'Europa, dal famigerato Juncker, il via libera a una legge di bilancio, quella che hanno approvato, che ha al suo interno una norma, questa sulle privatizzazioni, con quei 18 miliardi, che dicono una cosa chiaramente falsa. L'Europa ha chiuso un occhio e credo che questo sia la dimostrazione della grande flessibilità che c'è stata. Quando Salvini dice oggi c'è l'austerità in Europa, ma non è assolutamente vero. Cioè, l'Europa Salvini gli ha dato flessibilità. E Conte hanno promesso all'Europa di vendere beni pubblici per 18 miliardi entro dicembre. Sanno tutti che è impossibile, l'hanno fatto capire tutte le cose, però hanno detto vabbè dai, andate avanti. E Salvini ora li lancia. Lei tempo fa aveva detto questo è un governo a scadenza, è una scadenza che arriverà quando ci sarà da fare la manovra economica. Lo pensa ancora? Ma penso di sì, ma penso che la cosa si anticiperà, insomma quello che sta facendo Salvini in questi giorni è per far saltare il governo. Credo che il governo non possa durare così, ma soprattutto il governo ha posposto dopo le elezioni europee tutte le scadenze principali che aveva. Un governo che ha fermato gli investimenti, che ha fermato le opere pubbliche, che si è trovato con lo spread a livello greco. Io anche qui parliamo di dati, l'Italia oggi è come la Grecia sullo spread. La Spagna e il Portogallo, che erano i paesi che avevano uno spread vicino al nostro, si sono allineati ormai sullo spread francese e si avvicinano a quello tedesco. Siamo veramente sull'orlo dell'abisso. Se non ci rendiamo conto di questo e del fatto che qualunque mossa fatta in modo assurdo come quelle di cui stiamo parlando in queste ore può portarci veramente a fare purtroppo dei passi decisivi là dove non dovremmo andare. Quindi io lo dico con molta chiarezza, gli italiani sanno quello che sta succedendo, gli italiani hanno votato per Salvini, come in passato si sono fidati e hanno fatto altri affidamenti, hanno fatto questa volta l'affidamento per Salvini. Io credo che bisogna essere tutti consapevoli di che cosa c'è dietro l'angolo e credo soprattutto che ci sia bisogno, almeno questo è quello che io penso, di chiarezza. La chiarezza non può essere quella delle urne vere, cioè quelle per le elezioni legislative, perché io temo che una situazione di pasticcio come questa l'Italia possa soltanto pagarla.